acqua e abbiamo recuperato un po' di spazzatura dal fondale marino. Oggi fortunatamente il fondale non è così sporco, però è sporco di un rifiuto particolare, i miliardi e miliardi di frammenti di bicchieri di plastica. Quello che normalmente quando veniamo a mare ci svolazza via, perché noi abbiamo questa abitudine brutta di portarci bicchieri di plastica, poi un colpo di vento ce li porta via e li lasciamo perdere. Quei bicchieri di plastica che si frantumano in mille pezzetti ed entrano nel paesaggio come prodotto naturale. Ormai i nostri occhi lo vedono come una cosa necessaria, però sì, non è necessaria. Sono miliardi di frammenti impossibili da recuperare, da togliere. E man mano che diventano più piccoli, entrano nella catena alimentare. C'era tanti anni fa il comico, di cui non dico il nome, che faceva questa battuta: tu ti compri lo spazzolino, lo usi, lo butti, va a finire nella fognatura, la fognatura porta al mare, lo spazzolino comincia a decomporsi, il sarago si mangia il tuo spazzolino, tu ti vai al ristorante, mangi il tuo sarago e ti sei mangiato il tuo cavolo di spazzolino. Ecco, quando buttiamo un rifiuto di questo tipo, ricordiamoci che entra nella catena alimentare dei pesci e quindi nella catena alimentare umana. Non sporchiamo, eliminiamoli. Grazie. Esatto, questa è la cosa fondamentale, perché è l'emergenza, l'abbiamo intitolata questa iniziativa, emergenza plastica a mare, ma è emergenza plastica dappertutto e a mare a maggior ragione, proprio perché troviamo continuamente plastiche che poi si frantumano e si decompongono e quando diventano microplastiche, queste microplastiche poi entrano nella pancia dei pesci e poi questi pesciolini arrivano anche sulle nostre tavole, per cui vengono a intaccare la catena alimentare. E non diciamolo in gergo così, una cosa così tecnica, catena alimentare, insomma ce la mangiamo. Ci mangiamo plastica tutti i giorni e sarà sempre così e sempre di più, per cui abbandoniamo l'uso e getta, abbandoniamo questa sporca veramente abitudine di utilizzare questi materiali in plastica e poi di disperderli nell'ambiente, perché sì, a casa magari li buttiamo nel sacchetto, ma poi qualcuno dal sacchetto li deve portare al riciclo, se arriva al riciclo e se si fa la differenziata fatta bene, e se non si fa bene arriva nelle discariche e nelle discariche va a finire che poi vanno a volare, diciamo, in giro e poi noi ce li ritroviamo dappertutto. E quindi abbandoniamo questa brutta abitudine e cerchiamo di essere più consapevoli per difendere questo pianeta. Arrivederci. Ciao.